Hola guapos! Oggi è il 13° giorno di ottobre. Indosso la maglia di un videogioco da cui era impossibile trarre un film, eppure l'hanno fatto lo stesso, per parlarvi di un libro da cui non solo sono stati tratti videogiochi, ma da cui è nato un intero universo, perché si tratta di un libro open source. Sto parlando di Metro 2033 di Dmitry Glukhovsky. In poche parole, si tratta di un romanzo post-apocalittico ambientato nella metropolitana di Mosca, in cui si è sviluppata una nuova società partendo praticamente da zero. Ogni stazione è diventata una specie di città in cui si è sviluppata una società diversa. Ci sono diversi credi religiosi, diversi credi politici, ci sono guerre tra stazioni, il tutto mentre il mondo in superficie si popola di mostri. Questo libro è perfettamente godibile, è molto fresco, è molto rapido, è un libro action, è molto facile perdersi tra i binari in cui è ambientato questo libro ed è un piacere perché crea un'atmosfera pazzesca. La cosa fenomenale è che Glukhovsky, un po' come Lovecraft, Clark, i suoi colleghi al loro tempo, decisero di fare con i loro personaggi, Glukhovsky ha deciso che la sua idea di Metro 2033 non è sua, è di tutti. Lui l'ha messa al mondo, ma ognuno è libero di farci quello che ci pare. Quindi dal suo concept di questa apocalisse che ha portato la gente a vivere sottoterra, sono nati altri libri, ce n'è uno ambientato in Italia anche, sono nati i videogiochi, fighi tra l'altro. Il suo pargoletto italiano, così nota a margine, si intitola Le radici del cielo ed è ambientato nella metropolitana di Roma. E io trovo che sia una cosa meravigliosa. Quando tu cominci a leggere Metro 2033, te lo senti che è una cosa che può avvenire ovunque. Io sono profondamente affascinata da questo ambiente sotterraneo, questi tunnel, questa oscurità, quest'aria viziata, perché tanto immagino che non ci sia profumo di campagna lì sotto. Il fatto che Glukhovsky abbia dato, tra virgolette, il permesso a tutti di sfruttare il suo concept ti fa sentire parte di qualcosa di grande, fa venire voglia di esplorare il mondo intero, di vedere come ogni singola nazione affronti l'apocalisse descritta da Glukhovsky. È un libro, come dire, muscoloso, armato e accattivante. That's it, guapos! A domani!